Sono migliaia in tutto il mondo i detenuti nel braccio della morte. Il 30 novembre è la giornata contro la pena capitale. La comunità di Sant'Egidio chiede una moratoria generalizzata. Ignazio Ingrao. Il patibolo è ancora una triste realtà. La pena capitale resiste in numerosi paesi. Sono migliaia i detenuti in attesa nel braccio della morte. Secondo Amnesty International, 56 paesi mantengono ancora in vigore la pena capitale. In 23 stati le condanne a morte sono tuttora eseguite. 106 i paesi dove invece il patibolo è stato abolito. L'ultimo paese in ordine di tempo a cancellare la pena di morte è stato il Benin, in Africa. Dal 1997 il Benin ha sospeso le esecuzioni. Sono state commutate in ergastolo 14 condanne a morte e dal 2018 il codice penale non prevede più la pena di morte. In Malesia invece la pena capitale esiste ancora e l'ultima esecuzione è avvenuta l'anno scorso. Abbiamo 1281 detenuti nel braccio della morte. La pena capitale è prevista per 32 tipi di reato, dal traffico di droga agli atti di terrorismo. Ma è difficile, soprattutto per i parenti delle vittime, accettarne l'abolizione. Il 30 novembre è la giornata contro la pena di morte. La comunità di Sant'Egidio chiede una moratoria generalizzata. 2200 città in tutto il mondo aderiscono all'iniziativa e illumineranno i monumenti di notte. La pena di morte non è un deterrente, anzi i paesi che l'hanno abolita hanno visto una diminuzione della violenza e degli omicidi.